Oggi affronteremo un progetto ambizioso, suonare Gymnopédie di Erik Satie, un compositore classico francese di fine 800 e inizio 900. Il pezzo è molto bello ed è in tre quarti. La seconda nota che noi faremo, quindi quella che parte su due quarti, varrà il secondo e il terzo movimento. Quindi sarà più lunga della prima nota. Questo dà una cadenza, diciamo, sospesa e melanconica a tutto il brano, solenne in un certo senso, ma anche una certa melanconia. Le posizioni che noi cominceremo ad affrontare per prime sono questa e questa. Adesso ve le chiarirò meglio. La prima è sul quarto tasto, l'indice sulla prima corda, sul quinto tasto il medio, la seconda corda, sul sesto tasto l'anulare sulla terza corda. Invece l'altra posizione è l'indice in semibarré sul quarto tasto, sulla prima, sulla seconda e sulla terza corda, quindi un piccolo barré. Questo per quanto riguarda la posizione della mano sinistra. La mano destra su questo accordo suona la quinta corda col pollice a vuoto e col pollice indice medio, o anche con l'indice medio e l'anulare, io preferisco pollice indice medio, va a suonare le tre corde che vengono pulsate dalla mano sinistra. In quest'altro arpeggio, invece, in quest'altra posizione, l'arpeggio sarà col pollice sulla sesta corda e pollice indice medio sempre sulle prime tre corde. Si parte da questo accordo. E qui finisce la prima parte. Quindi si parte da questo accordo e si rifinisce su questo accordo. Questa, diciamo, è la le prime sonorità del brano. Fino a queste prime sonorità del brano, il modo di seguirla è questo. E di nuovo. In realtà, la terza volta che si fa questo accordo,
poi sarebbe fondamentalmente un do diesis minore. Questa volta i tre quarti si ripetono tutti. Il primo quarto è la quinta corda al basso, il secondo quarto è l'accordo, pollice, indice e medio della mano destra, e il terzo quarto è il mignolo al settimo tasto sulla prima corda, non alzando le altre. Quindi vi rifaccio il pezzo fino a qua. Questo ve lo dovrò fare lentamente nel tempo. Avremo varie lezioni, vi farò vari post su questo pezzo perché non può essere fatto tutto insieme. Ricomincio. Potete sfalsare l'arpeggio, sentite. Lo rifaccio ancora tutto. Ve lo rifaccio tutto e avanti le dita, però senza spiegarle. Al prossimo posto vi spiegherò come si va avanti. È lento e doloroso il movimento e quindi va fatto a questa velocità, forse un pochino più veloce, ma la velocità è questa. Ascoltate altri video di pianisti su YouTube, questo è un pezzo per pianoforte, e capirete e sentirete che va fatto molto lentamente, lento e doloroso.